Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Questo lungo episodio dal colore letterario parleremo di come scrivere trame di azione, ossia plot of action, di come scrivere trame di personaggi, ossia plot of characters, come scrivere trame di pensieri, ossia plot of thoughts. I tre tipi di plot, assieme all'infodump, sono gli elementi strutturali di un racconto oppure di un libro. Ed occorre avere ben presente questi tipi di plot per animare l'intreccio. I plot d'azione sono le sequenze in cui è l'azione quello che porta avanti la favola. Plot di personaggi sono le sequenze in cui sono i personaggi che portano avanti la favola. Plot di pensieri sono i pensieri, spesso introspettivi, che portano avanti la favola. Detta così è veramente banale. Ma per comprendere meglio i tre plot bisogna accostarsi ad alcuni esempi e studiarli per approfondire le tre tecniche ed assemblare le sequenze mescolando i tre tipi di plot. Per muovere l'intreccio. Plot of action. Plot di azione sono le sequenze in cui è l'azione quello che porta avanti la favola, ma attenzione, prima di un'azione ci deve essere il proscenio. L'azione si svolge su un proscenio e nel proscenio le azioni prendono un senso, altrimenti sono prive di logica e di uno scopo. Banale dire che il proscenio non va mai separato dall'azione. Lo fornite prima al lettore oppure lo fornite interrompendo l'azione con un cliffhanger ed avviando un flashback. Ma il proscenio sta all'azione come l'azione sta al proscenio. Entrambi gli oggetti, quindi azione e proscenio, servono a creare la sospensione di incredulità nel lettore, cavando il lettore dentro alla vostra favola. Vediamo alcuni esempi. Philip K. Dick, L'uomo dorato. È un racconto di fantascienza dell'aprile del 1954, pubblicato su Words of If. È un racconto che non è completamente composto da plot di azione. Ci sono infatti tutti e tre i tipi di plot. Quindi plot of action, plot of thoughts, plot of characters. Ma indubbiamente nel racconto L'uomo dorato di Dick succedono parecchie cose. Io definirei il racconto dell'uomo dorato un racconto d'azione di fantascienza, almeno per come Philip Dick intendeva l'azione dentro un racconto di fantascienza. Abbiamo un'apertura. Un istante apparentemente calmo viene traslato in una realtà distopica, in cui Dick fa spiegare nei dialoghi dei suoi personaggi il contesto della guerra tra esseri umani contro mutanti. Poi inizia la favola, che è molto densa di azione, che succedono un sacco di cose. L'agente speciale si mette alla ricerca di un mutante, riesce a catturarlo, ma il mutante reagisce in prigione. Il mutante ha capacità sorprendenti, non umane, e riuscirà poi a fuggire. E poi sarà niente po' di meno che il mutante, che riuscirà a spazzare via in prospettiva probabilmente il genere umano dalla Terra. Nell'intreccio di fantascienza d'azione, Dick racconta la favola spezzandola in sequenze, in cui mescola il plot of action, il plot of thoughts e il plot of characters, cambiando ovviamente anche i punti di vista. Andiamo quindi ad ascoltare il racconto L'uomo dorato di Philip Dick per farvi un'idea di come Dick intendeva un racconto di fantascienza d'azione. Ciao, benvenuti a tutti alla serie di audiobook a puntate di fantascienza dedicate ad If Worlds of Science Fiction. Questa lunga serie di episodi troverete degli audiobook a puntate, i racconti di fantascienza di autori blasonati come Dick Clark Windham. I racconti provengono da If Worlds of Science Fiction, li ho tradotti io dall'inglese. Li potete trovare sia a puntate sul mio blog di fantascienza, quelli
quanto in audiobook nella playlist di fantascienza indicata in descrizione di questo file. C'è inoltre disponibile al termine delle puntate di ogni racconto un PDF in Creative Commons che potete scaricare e leggere gratuitamente. Saluto a tutti e buon ascolto e buona lettura. Ciao! L'uomo dorato, Philip K. Dick, If Words of Science Fiction, in aprile 1954. Sempre caldo così? Chiese l'agente commerciale, rivolgendosi a tutti i commensali che erano al tavolino. Un uomo di mezza età, grassoccio, con un largo e pacioso sorriso naturale, che indossava una t-shirt bianca ed un cappello di paglia, rispose: solo in estate. Nessun altro al tavolo rispose. I due ragazzi di 10 anni, un maschietto ed una femminuccia, che erano al tavolo, avevano grandi occhi un po' smarriti e si fissavano l'un l'altra senza dire una parola. Due lavoratori di stazza robusta erano piegati sui piatti e mangiavano avidamente la loro porzione di zuppa di piselli. C'era poi un tassista che silenzioso teneva con due mani una grossa tazza di caffè nero, la sorseggiava lentamente mentre appoggiava i due gomiti sul tavolo. L'uomo d'affari, vestito di un elegante vestito blu, sorseggiava invece una tazza di caffè freddo, mentre al tavolo poco distante sedeva la madre dei due bambini. La donna si riposava appoggiata sul tavolo, beveva una tazza di tè, aveva tolto i piedi dalle ciabatte appoggiando i palmi dei piedi scalzi sul fresco pavimento. Il commesso viaggiatore prese una sigaretta dal suo pacchetto e chiese: qual è il nome di questa città? Walnut Creek, bofonchiò l'uomo panciuto. L'agente commerciale estrasse dal suo portafoglio una foto. Era ritratta a colori, in penombra, una ragazza nuda di 35 anni circa, con volto cancellato, aveva delle grosse ali ossute di pipistrello ed 8 segni. L'uomo fece girare la foto ai presenti sul tavolo, chiedendo: che ve ne pare? Questa è stata scattata a Denver DCA Camp. Ciascuno dei presenti reagì alla foto in diverso modo. Qualcuno la ignorò, altri dissero con tono sarcastico che la ragazza era molto carina, altri ne rimasero un po' sconcertati e restarono in silenzio, mentre l'uomo panciuto chiese: a Denver c'è ancora gente viva? Sta scherzando? Certo che no, rispose ridendo l'agente commerciale. I due bambini di 10 anni ascoltavano con i grandi occhi spalancati, erano interessati ed incuriositi, forse a loro non era mai stato detto molto di quanto era accaduto negli ultimi tempi. L'argomento di Denver iniziò a sciogliere la lingua a tutti i presenti al tavolo. C'era chi aveva visto in un campo una specie di pipistrello con grandi ali ed una testa molto grande. Qualcuno ne aveva visti di quei cosi, però con due teste in uno stesso corpo. Ma tali bestie erano già morte. Altri dissero che in Germania se ne erano visti, ne erano stati visti di simili, ma con un grosso becco, proprio come un insetto, oltre alla costante di avere grandi ali ossute come un pipistrello. Allora questi esseri provengono dalla Gran Bretagna, esordì uno dei commensali, che poi aggiunse: di questi ne sono stati visti tanti nelle miniere circa 40 anni fa, durante la guerra. Lo raccontarono i pochi sopravvissuti che riuscirono a venire fuori da quel feroce campo di battaglia. Un altro disse che di quella roba ne era stata trovata una variante in Svezia ed anche in Australia, ed avevano le capacità telepatiche tali da poter leggere nella mente. Altre varianti ne erano state trovate in Siberia, ma avevano sia delle capacità telepatiche quanto doti telecinetiche, ossia la capacità di spostare oggetti con la sola forza della mente. Sì, è vero, commentò l'agente di vendita. Mi ricordo anch'io quando ero solo un bambino ed aiutavo mio padre ad aggiustare la nostra casa, che era rimasta danneggiata nella guerra. La cosa nuova è che questa foto proviene da San Francisco, è stata scattata appena una settimana fa. Ha grandi occhi neri, quest'essere. Io non ne ricordo di così grandi, disse la donna.
Sì, rispose l'agente di vendita, pare che questa sia la versione notturna di quelle di vari anni fa, ma non ne sono mai state viste di questo genere da queste parti, è vero? No, rispose la donna, che si alzò per andare in cucina dove stava sfrigolando della roba sul fuoco che stava friggendo. Forse il commento della donna era stato fatto con un tono troppo forte. Si sentirono alcuni rumori fuori, come uno svolazzare di ali. Il tassista si avvicinò silenzioso alla grossa e pesante tenda che tappava la finestra. Il tassista sbirciò fuori, ritagliandosi un leggero spiraglio tra le due tende. «Non c'è nessuno fuori», mormorò l'uomo, che poi aggiunse. «A dirla tutta, una roba come quella della foto, se non ricordo male, è stata vista dalle parti della fattoria dei Jones». L'agente di commercio uscì dalla casa, diede una rapida occhiata per aria, poi si diresse spedito verso la sua auto che era parcheggiata da un lato. Era una Buick del 78 e l'auto era bella piena di bozzi alla carrozzeria. Per strada, poco distante, c'era un agente della polizia che parlava sottovoce con una ragazza. Il venditore si rivolse all'agente di polizia chiedendo informazioni stradali su come avrebbe potuto raggiungere la fattoria dei Johnson. L'uomo vestito di grigio si qualificò come un avvocato dei Johnson che proveniva da New York. Doveva loro portare notizie su un'eredità di un loro parente prossimo. Nat Johnson era un uomo di 65 anni, denti gialli, una camicia rossa sudicia, jeans altrettanto poco puliti. L'uomo uscì di casa per vedere come giocavano i propri figli. Jen aveva 16 anni, occhi lucenti, gambe forti su un corpo esile. Dave ne aveva 14, capelli scuri e denti bianchissimi, stava crescendo forte e sano. Entrambi i bambini erano due gemme di cui esserne fieri. Due bambini giocavano per il cortile, tirandosi una pala da baseball. Erano osservati da Chris, che se ne stava in piedi, zitto e mobile dentro al porcile. «Vieni, Chris, dai, vieni a giocare con noi», disse Jen. Chris aveva i capelli biondi, aveva sempre parlato poco, non aveva mai giocato con i suoi fratelli in vita sua, se ne stava sempre immerso in un mondo interiore tutto suo, da cui solo raramente ne uscivano poche laconiche frasi, che erano asciutte e sintetiche, ma sempre molto adeguate alla descrizione del mondo che era fuori da Chris. All'improvviso Chris si avvicinò alle spalle di Jen e ne bloccò la mano. La ragazza chiese: «Chris, allora finalmente vuoi giocare con noi?» «Non giochi bene», disse laconico Chris, il quale all'improvviso si bloccò, annusò l'aria e ne rimase come assorto. Poi lasciò la palla da baseball nelle mani di sua sorella. Il ragazzo corse come un lampo nel campo, scavalcò la staccionata e sparì nel campo di mais. «Che gli ha preso a Chris? Che cosa ha visto?» chiese Jean. «Non lo so», rispose Dave. «Forse è meglio dire a mamma che Chris è andato. Non tornerà per pranzo, e forse nemmeno nei prossimi giorni», disse con tono triste Jean. Nat Johnson annuì in silenzio e si asciugò la pipa, poi disse che se fra 2 giorni Chris non fosse tornato a casa, avrebbe mandato i suoi 2 figli a cercarlo. All'improvviso una Buick del 78 con la carrozzeria malconcia spuntò dalla strada, lasciandosi dietro di sé una grossa nuvola di polvere. L'auto si fermò con il motore spento, poco distante dalla fattoria dei Johnson. Dall'auto scese un uomo vestito di grigio, si avvicinò alla casa dei Johnson mostrando un largo sorriso amichevole. «Salve gente! Forse qualcuno di voi mi potrebbe aiutare», disse l'uomo di mezza età vestito di blu che era uscito dalla Buick del 1978. «Che cosa vuole?» domandò Nat Johnson mentre scrutava con la coda dell'occhio l'uomo che, lasciando l'auto, stava avvicinando lentamente alla staccionata. Jean smise di giocare, era paonazza e respirava ansiosamente, mentre Dave era senza espressione, ma il volto gli si stava colorando di tutte le sfumature di rosso. «Mi chiamo Baines, George Baines. Forse avete sentito parlare della Pacific Development Corporation,
una società che produce piccole case bombate, ne sono state installate molte lungo la superstrada di Lafayette, mentre l'uomo porse la mano destra in segno di saluto, che però fu totalmente ignorato da Nat Johnson, il quale tornò a chiedere in modo lapidario e freddo: «Che cosa vuole?» «Ho comprato vari terreni da queste parti, ma che io sia dannato se riesco a trovare i posti che ho comprato, non sono pratico di queste parti. Secondo l'ufficio del registro della proprietà della contea, le mie terre dovrebbero essere lungo la statale, ma forse mi sono perso o comunque non sono capace di leggere le mappe. Non ci sono terreni in vendita da queste parti, ci sono solo fattorie», rispose Dave. «Non farti una strana idea, io ho comprato solo una fattoria da queste parti. È per me e per la mia famiglia, voglio venire a vivere qui. La fattoria ha circa 20 ettari, con un pozzo e vari alberi», rise Baines. «Faccia vedere i fogli», disse Nat Johnson, che poi aggiunse: «La sua fattoria è a circa 50 miglia da qui». «Sta scherzando, 50 miglia», esordì Baines. «Ma l'impiegato mi aveva detto invece che...» Nat Johnson incominciò a diventare sospettoso. «Senta, io non so cosa sia venuto a fare qui, non so cosa voglia, ma io voglio che esca subito dalla mia proprietà». Poi impugnò un tubo di ferro che era vicino alla staccionata. «Nessuna offesa, mister, me ne vado subito». «Si calmi, non c'è nessun problema», disse Baines, che poi aggiunse: «Per cortesia, potrebbe indicarmi dove posso fare almeno pipì? Ho guidato 5 ore nella mia auto con questo sole caldo soffocante. Inoltre, se per cortesia mi potesse vendere un bicchiere d'acqua fresca, sarei lieto di pagargliela». Nat Johnson contrasse la mascella, rimase in silenzio, poi disse: «Dave, accompagna il signore al gabinetto e poi dagli un bicchiere d'acqua». Baines seguì il giovane Dave, che entrando in casa disse: «Mamma, mamma, c'è qui uno straniero, babbo ha detto che può usare il nostro bagno e può avere un bicchiere d'acqua fresca». Mentre il ragazzo accompagnò Baines in corridoio verso il bagno, Baines allungò gli occhi in casa, sbirciando nel corridoio, nel salotto, nella cucina. La finestra del bagno dava sul retro, dove c'era un vecchio pick-up e delle vecchie combe abbandonate nell'aia. Uscendo dal bagno, Baines ringraziò, poi fu accompagnato in cucina, dove la madre si muoveva lenta e gli porse un grosso bicchiere d'acqua con della fresca e fresca condensa che si fermò sullo strato esterno del bicchiere. «Grazie», disse Baines, che ne beve avidamente, poi voltandosi vide che dietro le sue spalle c'era Nat Johnson, che impugnava il grosso tubo di metallo, e gli disse: «Ok, adesso hai avuto tutto quello che volevi, fuori dalle palle». Baines estrasse dalla tasca un dispensatore di energia e di potenza, un'intensa luce rosa lo colpì. Per un attimo Baines si sentì come tramortito, lottò per mantenere il controllo e vi riuscì. Tutto intorno a lui era come se fosse buio, il grande scudo energetico lo potenziava e lo proteggeva. Si diresse verso Nat Johnson, che non aveva alcuno scudo, i due si trovarono istantaneamente fuori casa. Baines disarmò Johnson e gli disse: «Sei in arresto, chiama la famiglia in giardino». Nat Johnson riuscì a malapena a sussurrare: «Lei è un DCA?» Baines non rispose, premette un piccolo pulsante del suo orologio. All'orizzonte spuntarono istantaneamente alcuni piccoli oggetti di metallo che rapidamente approcciarono la fattoria di Johnson. I mezzi atterrarono silenziosi nell'aia, ne spuntarono militari armati sino ai denti con la mimetica della polizia governativa civile. Baines disse: «Non è qui». L'altro agente di polizia disse: «È stato visto allontanarsi ancora prima che tu arrivassi qui, ma abbiamo circondato tutta l'area, non può andare da nessuna parte». Baines annuì, poi chiese a Nat Johnson: «Come faceva a sapere che noi saremmo arrivati?» «Non lo so, però lo sapeva», rispose Johnson. «Telepatico?» chiese Baines. «Non lo so», rispose Johnson. «Non importa, non può andare da nessuna parte, non può rimanere nascosto molto a lungo. Prima o poi lo beccheremo», disse laconico Baines. «Poi lo volete studiare e poi uccidere?» chiese Johnson. «Dipende dagli esami di laboratorio e da che cosa può predire. Vedremo», disse Baines. La famiglia di Johnson era nel frattempo uscita dalla casa. Jean, mentre piangeva, disse a Baines:
lui non può parlare, non lo ha mai fatto, sono 18 anni che non parla con noi, mangia e vive con noi, ma non comunica con noi, ci ignora, ogni tanto sparisce e va via, ma noi non sappiamo dove vada o cosa faccia, dorme da solo nel granaio, è veramente giallo come l'oro, dai capelli ai piedi, è bello come un angelo sceso dal cielo, voi non sapete di cosa è capace di fare, fa cose molto al di là della nostra comprensione. Baines contrasse la mascella e disse: «Voi non avete mai visto tutta l'agenzia dispiegata per ragioni di sicurezza nazionale. Abbiamo tantissime squadre che stanno arrivando in quest'area ed abbiamo 60 anni di esperienza in queste cose. Se riuscisse a scapparci, sarebbe la prima volta in 60 anni». All'improvviso comparve Chris, era tutto giallo come una statua, immobile e pacifico. Sembrava essere comparso dal nulla, quasi come se avesse voluto consegnarsi per evitare i rischi a Johnson, mentre Jean urlò spaventata: «Chris, perché sei tornato qui?» «Ce l'avete?» chiese Baines. «Tutto ok», rispose il caposquadra che assieme al numeroso team di polizia governativa civile aveva circondato Chris, il quale svettava come un'enorme statua gialla e sembrava contornato da piccoli nani. «Va bene, tutto ok», disse Baines, che fece un passo indietro contraendo la mascella. «Portatelo subito via di qui, lo voglio in sicurezza dentro al nostro laboratorio». Poi Baines si rivolse a Jean e sussurrò astioso: «Com'è che hai detto? Un dio sceso dalla terra? Davvero tosto. Non ne abbiamo mai preso uno così, ma scopriremo presto che diavolo è capace di fare». La camera di sicurezza fu chiusa. Un pesante rumore metallico sigillò l'entrata. La figura gialla era silenziosa ed immobile. La stanza era molto alta, interamente in cemento armato, illuminata da molte luci bianche di colore freddo. Il soffitto aveva una piccola botola di vetro blindato da cui si poteva controllare cosa avvenisse nella grossa camera di sicurezza a forma di silos. «Avete scoperto qualcosa?» chiese Baines. «Non molto per adesso», rispose Wisdom. «Potrebbe essere simile a quelli trovati a Tunisi?» chiese Baines. «Forse, vedremo, quelli trovati a Tunisi erano dei camaleonti, assumevano la forma delle persone che assorbivano, servivano 40 persone uccise ed assorbite per sfamare il loro appetito», disse Wisdom. «Abbiamo fatto il lavaggio del cervello a tutta la famiglia Johnson, nessuno ricorderà mai averci visto, nessuno sospetterà d'aver avuto un terzo figlio, nessuno mai avrà il ricordo d'aver visto questo essere d'oro alto come una statua romana», disse Baines. «Abbiamo fatto la scansione cerebrale dell'entità, i computer stanno elaborando i dati, ma è presto per cavarne qualcosa sulle sue capacità. Forse sarebbe utile tenerlo in vita un po' più di 48 ore per avere più tempo per studiarlo meglio ed a fondo», disse Wisdom, mentre si grattava con una mano i suoi pochi capelli ricci rossi e fumava un grosso sigaro. «No, terminatelo dopo 48 ore», rispose duramente Baines, che poi aggiunse: «Questa cosa ha vissuto 18 anni con i Johnson, non ci hanno capito niente, non sanno niente di lui e lui non ha mai detto una parola. Voglio che voi spariate a questa cosa dopo 48 ore, sia che ci abbiate capito qualcosa sui suoi poteri, sia che non ci abbiate capito niente». «Io so cose molto interessanti», sussurrò Wisdom, che andò alla console di lavoro. Sollevò la sicura e premette il pulsante di sparo. L'entità si mosse alla velocità della luce in un altro angolo della stanza, evitando il proiettile che lo avrebbe colpito in testa. Questo fu quello che mostrò il filmato delle multiple telecamere rallentate del 50%. «Buon Dio, com'è possibile?» esordì Baines. «È come se questa cosa avesse saputo dove e quando il proiettile lo avrebbe colpito e si è mosso in anticipo alla velocità della luce. E non ho pensato di fare quello che volevo fare prima di andare alla postazione a premere il pulsante di fuoco. L'entità non può essere telepatica, a meno che non lo sia a livello inconscio, e comunque non avrebbe potuto eludere il proiettile, perché la traiettoria di fuoco è selezionata in modo casuale tra i molti fuori d'uscita dei proiettili.
Sarà interessante studiare quest'essere, concluse Wisdom in un largo sorriso. Ricordati, avete solo 48 ore, disse Baines, che contrasse la mascella nervosamente. Anita Ferris era la fidanzata di Tom Collins Baines. Anita era bionda, occhi azzurri, una donna matura, molto ben vestita, coordinatrice dell'Agenzia Federale della Semantica. Seduti sul divano di casa di Anita, con un sottofondo musicale leggero, mentre sulle pareti si muovevano danzando al ritmo di musica leggera complesse formule matematiche. «Ne hai uno nuovo?» chiese Anita. «Sì», disse Baines. «No, non ha l'abilità di modificare energia in materia, ma capacità non ha capacità telecinetiche, ma ha la capacità di predire, ma non controllare il futuro. Disaggrega le proprie molecole istantaneamente e si muove nello spazio-tempo alla velocità della luce. Di questi cosi ne abbiamo già studiati 88 in 60 anni. Questo non farà poi così molta differenza. Forse state andando nella direzione sbagliata. Assumete che queste cose siano maligne, ma non è detto. Forse potrebbero avere dei poteri che potrebbero aiutare il genere umano. Dopotutto, osservando l'evoluzione umana, dalla scimmia ai vari ominidi, Neanderthal, Cro-Magnon, Sapiens, le capacità umane, quanto la forma umana è mutata nel tempo, disse Anita. Questi cosi si nutrono e assorbono esseri umani, questi mutanti sono in competizione con noi, prima o poi, se li lasciamo stare, finiranno per soggiogare l'umanità. Forza, vieni a vedere con i tuoi occhi cosa diavolo ha scoperto Wisdom su quella cosa, disse Baines. Nel laboratorio era stato installato un piccolo e compatto acceleratore di particelle. Sarebbero uscite casualmente da uno dei numerosi tubi che erano sopra la testa dell'entità. L'esperimento verteva se e quanto a lungo l'uomo dorato avrebbe evitato i mini proiettili sparati casualmente contro di lui alla velocità della luce. Nietzsche sbirciò dalla finestra e disse: «Mio Dio, sembra una statua di un dio, è tutto dorato, è bellissimo». «Troppo piccolo per te», rise sarcastico Baines, che disse: «Ha solo 18 anni». «Non potete ucciderlo», disse Anita, che sembrava come ammaliata dalla bellezza dell'essere gigante tutto dorato. «Non lo stiamo uccidendo, però ci stiamo provando», rise sarcastico Baines. Uscì una particella supermassiva alla velocità della luce e l'entità riuscì a spostarsi un attimo prima, cambiando istantaneamente posizione all'interno della cella. «Basta, è orribile quello che state facendo», urlò Anita. «Fermatemi, una cosa da barbari, prima o poi l'ammazzerete». L'esperimento continuò per vari minuti. Chris Johnson riuscì ad evitare tutti i mini proiettili super accelerati. «Non è telepatico, non può sapere dove il proiettile super accelerato arriverà. Non ci sono pattern ripetuti, ma solo casuali. Eppure è capace di predire il futuro, oppure di calcolare istantaneamente la disposizione atomica dell'acceleratore. È molto al di fuori di qualsiasi altro che ne abbiamo studiato. Pericoloso, va terminato subito», disse Baines. Anita disse: «No, non puoi farlo, è orribile». Appena si aprì la porta del silos di cemento, un pinguo numero di uomini armati stavano per entrare, ma vi fu una piccola fessura tra la porta e gli uomini bastarono a permettere la fuga di Chris Johnson, il quale letteralmente scomparve sotto gli occhi dei presenti. «Catturatelo ed isolate subito il complesso», disse Baines. «Se c'è un'uscita, sicuramente quell'essere la troverà e fuggirà», disse Anita con un tono sollevato. «Non importa, l'abbiamo catturato una volta, lo riprenderemo un'altra volta», rispose irato Baines. Nello stesso istante un vento giallo e rapido come un fulmine apparve e poi scomparve nel corridoio. Chris Johnson stava cercando un'uscita dal complesso, prima o poi l'avrebbe trovata, perché le feritoie d'aria per il ricambio dell'aria non erano state bloccate. Comparve un robottino, portava i dati dell'analisi dei supercomputer sull'uomo dorato. L'entità non aveva lobo frontale. L'entità non poteva pensare, era più o meno come un animale e non poteva essere capace di pensieri complessi. Poteva però predire esattamente il futuro a poca distanza temporale, quindi in modo istintivo riusciva a disaggregare le proprie cellule e dislocarsi alla velocità della luce in un altro punto, purché lo avesse potuto vedere un attimo prima. Wisdom disse, appoggiando il rapporto automatico sulla scrivania: «Questa cosa non è umana come noi, non è superiore a noi, semplicemente non è una cosa
semplicemente è una cosa non umana. Su e giù per i corridoi del comando centrale di CA, fucilieri armati rastrellavano meticolosamente stanza per stanza ed ogni corridoio, sigillandone poi le entrate. Prima o poi l'entità dorata sarebbe stata trovata se fosse stata ancora dentro al palazzo del comando centrale di CA. Baines disse: il mio timore è che prima o poi possa emergere un mutante con capacità straordinarie, qualcuno con un enorme cranio capace di telepatia, telecinetico, con la capacità di leggere e scrivere ed usare simboli propri quanto quelli delle lingue terrestri, con un intelletto superiore, una capacità di calcolo e ragionamento molto oltre le capacità dell'intelletto umano. Quello attuale agisce solo d'istinto, con i riflessi di un leone d'oro, commentò Anita. Sì, rispose Baines, praticamente se ne sta fermo ed immobile, aspetta l'occasione e poi istantaneamente colpisce, assorbendo la preda. Non ha capacità di pensiero, non ha linguaggio, non è capace di pensieri complessi, però è capace di leggere il futuro, un futuro poco distante dal presente in cui vive, e quindi reagisce d'istinto. Forse non ha la percezione del passato, del presente e del futuro. Forse non ha memoria di quanto è passato, ed il presente per lui è mescolato in un futuro immediato, per cui tutta la sua vita è un coacervo temporale di presente e futuro poco distante, al quale si limita a reagire per istinto. Sì, rispose Anita, concordo, probabilmente l'entità percepisce un presente allargato rispetto alla percezione umana, un plusvalore di qualche momento nel futuro, di cui normalmente gli umani non possono vedere e sapere. Mancando il lobo temporale manca il ragionamento, e quando la morte arriva probabilmente l'accetta senza fare altro. A differenza degli umani che cercano di curarsi perché, pur non sapendo, hanno un intelletto sviluppato ed una concezione del futuro ben distaccato dal presente quanto dal passato, in cui giace la memoria, ossia il ricordo, e da cui si colgono i rapporti di causa-effetto e dai quali si estraggono relazioni per pianificare pensieri per il futuro. Il quartier generale di CA era stato interamente sigillato. Nessuno poteva entrare ed uscire, nemmeno Anita, che in teoria avrebbe potuto lasciare la struttura quando avesse voluto, in quanto la DCA non aveva giurisdizione sull'ufficio della semantica. Anita però disse che non avrebbe lasciato le strutture della DCA sino a quando la questione rognosa dell'entità dorata non fosse stata risolta. L'entità dorata era nascosta nel magazzino, dietro a cartoni e materiali vari, con la sua percezione allargata del presente nell'immediato futuro. Sapeva cosa sarebbe successo a breve e quindi si muoveva di conseguenza, evitando di aprire questa porta per aprire quell'altra, oppure percorreva questo o quel corridoio prima dell'arrivo di una pingue pattuglia ben armata. 10 minuti di tempo dietro quel corridoio sarebbe passato un paio di uomini con una mitragliatrice pesante, poi dopo un'ora sarebbero andati nel magazzino, ma lui non era nel magazzino e nemmeno nel corridoio, ma altrove. In un'altra scena c'erano altri uomini all'uscita, sulla strada passavano macchine, ma non ci sarebbe stato modo di passare la soglia, perché la vetrata era chiusa e sigillata da una porta blindata. Tutte le scene che la mente dell'entità andò a esplorare non trovò nemmeno un'uscita, in quanto ogni via d'uscita era sigillata e presidiata sia dall'interno quanto dall'esterno, con telecamere e vetri blindati. C'era però un tabloid nella sua mente in cui la figura dorata era vaga, sembrava diventare piccola, e tutto era confuso, di difficile interpretazione. Sicuramente non avrebbe svoltato per quella via. Le percezioni sensoriali dell'entità dorata erano tridimensionali, vedeva se stesso come fosse stato dall'esterno, dentro una casa per bambole, circondata da piccoli esseri armati che lo cercavano. Sembrava di stare in un enorme labirinto con tanti pupazzetti animati che si muovevano lenti, mentre l'entità dorata si spostava veloce per evitare di essere catturata, sfruttando quanto sapeva
del futuro sino ad un'ora di tempo in avanti. Anita entrò nella stanza che Baines le aveva affidato. Era un piccolo locale angusto, ma c'era un piccolo e comodo letto in un modesto armadio. La porta era socchiusa, la donna stava per andare a chiudere la porta quando all'improvviso comparve alle spalle della donna l'entità dorata. La donna urlò e prese la pistola dalla borsetta, puntò l'arma ma non sparò. Chris Johnson stava davanti a lei senza dire una parola. «Chi sei? Che cosa vuoi? Sparisci? Non capisci quello che ti dico? Però sapevi che non ti avrei ucciso. Sei solo una stupida bestia che legge nel futuro e che non capisce niente di quello che gli succede intorno!» gridava Anita. Chris Johnson stava davanti a lei senza dire una parola. L'unica cosa che sembrava sapere era che l'entità sapeva che Anita non avrebbe sparato. «Ti troveranno, non c'è una via d'uscita dal comando centrale», disse lei. «Buon Dio, che cosa ti aspetti che faccia?» Chris Johnson si avvicinò ad Anita, la stordì con il suo fascino e poi la prese sessualmente, mentre Anita era incapace di reagire e sembrava come posseduta da una forza che aveva fatto il buio intorno a lei, mentre un ruggito di un leone la soggiogava. Anita sbatté gli occhi, non sapeva bene cosa gli fosse accaduto. L'entità dorata le dava le spalle, aprì la porta e iniziò a correre nel corridoio, seguita da Anita, la quale era soggiogata e comandata dall'entità. Era imbarazzante da ammettere, la donna seguiva l'entità suggerendogli consciamente che fuori dal comando DCA la donna aveva parcheggiato la sua auto e lei era l'unica che avrebbe potuto far aprire le porte, anche solo per un attimo, per garantire una fuga, perché il DCA non aveva autorità sull'ufficio della semantica. Arrivarono davanti all'uscita, un plotone di sicurezza, appena vide l'entità dorata puntò tutte le armi da fuoco. Anita fu presa da una forza di volontà che la dominava e la comandava come un pupazzo. Imbarazzata ma impotente a reagire, la donna si pose davanti alle guardie e disse: «Sono dell'ufficio studio della semantica, ho il pass di classe A, l'entità è sotto la mia custodia, la sto portando fuori». «Il dottor Wisdom ha detto di non far uscire nessuno», rispose il caposquadra. «Io non dipendo dal dottor Wisdom», disse Anita, la quale gettò oltre la squadra la propria borsetta. La porta rimase chiusa, ma il sensore di movimento ebbe impercettibilmente a far muovere le due porte. Per un attimo comparve un sottile filamento d'aria. Chris Johnson si mosse sparendo sotto gli occhi delle guardie, filtrando via da quell'impercettibile e sottilissimo varco. Anita rimase come ipnotizzata e immobile, in silenzio. La donna iniziava a riacquistare il controllo di sé. Buon Dio, che cosa aveva fatto? La bestia si era presa gioco di lei, l'aveva sedotta e magnetizzata, e poi l'aveva usata per i suoi scopi, per aprirgli una via di fuga. «È andato via, probabilmente sarà a milioni di chilometri da qui», disse Baines. «Ma dove diavolo potrà mai andare?» chiese Wisdom. «Se ne sarà sotto un albero fermo ed immobile, e poi con un balzo istantaneo assorbirà gli esseri umani che passano, oppure sedurrà tutte le donne che vuole, soggiogandole per potersi creare una via di fuga. È evidente che sa di essere sessualmente irresistibile per il sesso femminile, di questo se ne avvantaggia», disse sarcastico Baines mentre guardava Anita. «Lo prenderemo, ho lanciato un allarme a tutti i distretti, forze militari, polizia locale, tutta l'agenzia DCA è impegnata in questa caccia», disse Wisdom. «Anita, non ti devi sentire in colpa, sei stata soltanto una delle molte altre donne che ha già probabilmente sedotto ed abbandonato. Ti ha usata per poter fuggire dalla struttura in cui era stato intrappolato», disse Baines. «Ma se sono rimasta incinta adesso genererò un mutante della stessa specie? Oppure sarà un mutante che sarà mutato rispetto alla capacità dell'uomo dorato?» chiese Anita mentre si mise le mani sul volto. «Forse le sue caratteristiche mutanti sono solo recessive, quindi dovremo solo impedire che la prole nata dalle donne che sono state sedotte ed abbandonate non abbiano a figliare per evitare che possano creare mutanti come l'uomo dorato», disse Wisdom. «Non ci scommetterei un penny bucato», disse Baines preoccupato. «Scommetto che invece il suo DNA sia dominante, per cui anche se Anita abortisse non potremmo mai sapere quante donne l'uomo dorato ne abbia già sedotte ed abbandonate, moltiplicando la sua genia. Una cosa sono abbastanza sicuro, il genere umano nel futuro non sarà come noi siamo adesso».
Adesso vediamo che cosa intendo io per plot d'azione, leggendo il breve capitolo 1 dell'ebook di Climate Fiction, Four Reckons. Nel capitolo 1 l'intreccio è interamente composto da plot of action, con micro intervalli di plot of thoughts. Qui segue, montato per cut cinematografici, il proscenio. Il sergente Graves teneva nella mano destra il suo pad tattico, all'improvviso l'hardware bippò, la connessione wifi criptata in multifrequenza comunicò l'aggiornamento tattico. L'intelligenza artificiale del piccolo drone elettrico che ronzava silenzioso in cerchia a 1000 metri di quota, distante 3,1 km in linea d'aria da Graves, aveva rilevato una nuvola di fumo, indizio palese di movimenti tattici sul terreno dalla direzione sud. Graves armeggiò sul pad per disabilitare il grandangolo, poi zoomò in alta definizione sul target. Era un piccolo camion, forse un 6 oppure un 10 ruote, senza rimorchio, nessun mitragliatore pesante ZSU. A bordo c'erano numerosi e rivoltosi subsahariani che provenivano da sud, parevano andare di fretta verso nord. Il militare si voltò di 180 gradi, corse raggiungendo la vetta della duna, quindi si sdraiò a terra, in silenzio cercò il bersaglio con il proprio telemetro laser. Il camion era a 10 km, viaggiava a 30 km orari, tra 17 minuti sarebbe stato a tiro del suo sacco TRG-42. Graves settò il piccolo drone in modalità hub, poi inviò un SMS dalla sua radio tattica, comunicando al comando l'imminente ingaggio del nemico. Dopo due minuti ebbe ricevuto dall'headquarters, lo informarono che stavano seguendo l'azione del suo drone tattico tramite la modalità Echo. Sarebbe stato dirottato sulla sua posizione un elicottero da battaglia per terminare il lavoro quando Graves avesse ripiegato verso l'headquarters. Oh oh oh, I got a love that keeps me waiting. Oh oh oh, I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy, I'm a lonely boy. Il sergente Graves canticchiava tranquillo sottovoce il ritornello dei Black Keys mentre osservava il target dal telemetro laser, attendendo pazientemente che questo fosse attivo. A un certo momento Graves ripose in modo ordinato e sicuro il suo telemetro laser nel proprio marsupio tattico, impugnò il fucile di precisione sacco TRG-42 caricato in 338 l'Aqua Magnum, prese la mira con cura, mosse qualche tacca del fucile e poi dopo qualche secondo premette il grilletto. Dopo circa 1.6 secondi la testa del guidatore del camion esplose. Il cranio dell'uomo era stato aperto come un cocomero. La testa prima fu spinta all'indietro, poi il corpo inanimato s'accasciò come un sacco di patate dentro l'abitacolo. In mezzo al vetro frontale, lato guida, adesso c'era un enorme buco da cui si poteva vedere fuori, mentre si raggiavano una miriade di crepe che impedivano la visuale. Centinaia di cubetti di vetro erano dispersi sul cruscotto e sull'abitacolo in mezzo a sangue e pezzi di cervello. L'altro subsahariano, che era seduto nell'abitacolo, mollò senza pensarci due volte la mappa e la bussola che teneva in mano. Si sporse verso sinistra, afferrò con forza il volante, contestualmente dette un robusto calcio al piede del commilitone defunto per toglierlo dal pedale dell'acceleratore. Quindi il subsahariano cercò di far girare il volante verso la sua destra. Poi, ignorando il pedale della frizione del camion che era troppo distante da raggiungere, fece grattare il cambio mettendo il veicolo in folle. Esplose all'improvviso la gola sinistra del secondo rivoltoso subsahariano che era nell'abitacolo. L'uomo sputava e zampillava sangue come una fontana, non riuscì a parlare per chiedere aiuto, ma tentò disperatamente di portarsi istintivamente le due mani sul collo per tamponare l'emorragia. Dopo qualche secondo d'agonia s'accasciò sul cruscotto. Tutto il cristallo frontale del camion era come una barriera caotica di fratture che impedivano la visione. Sul parabrezza sfondato c'erano due grossi buchi, centinaia di cubetti di vetro, due cadaveri che ingombravano l'abitacolo in mezzo ad un mare di sangue. Sul grande bagagliaio del camion, prima dell'inizio dell'attacco, c'era seduto un plotone di subsahariani. Le truppe parlavano tra loro, molti di loro sentirono distintamente il rumore frazionato di due colpi di fucile. Tutti notarono che il camion svoltò violentemente prima verso destra, poi il veicolo rallentò sino a fermarsi, restando con il motore acceso.
Nessuno dei fanti della falange subsahariana aveva capito da dove stessero sparando. Il plotone dei subsahariani scese rapidamente come tante cavallette impazzite dal canna. Si accatastarono in terra, dietro al fianco destro del loro mezzo. Nessuno di questi provò a metter fuori la testa usando un binocolo per scoprire da dove stessero loro sparando. Forse il cecchino sparava da una di quelle dune che erano a nord, forse era una di quelle dune che segnavano il passo, da dove il camion avrebbe dovuto transitare. Dopo i primi due colpi che erano andati a segno, Graves osservò dal suo mirino telescopico i rivoltosi subsahariani che saltavano via come rane impazzite dal camion. Erano tutti armati con AK-47, alcuni di loro avevano anche un lanciagranate. Poi c'erano vari uomini dotati di mitragliatori PKM. Molti nastri di munizioni erano portati al busto, al collo da altri fanti che erano armati sempre in AK-47. C'erano almeno 10 uomini che erano dotati di mitragliette Scorpion con un lanciatore RPG con 3 razzi RPG-7 ciascuno. C'erano solo 2 fanti che avevano sulle spalle un solo manpad SAS-7 ciascuno ed un AK-47. Graves cercò di identificare dal mirino telescopico se ci fosse stato qualche intrepido rivoltoso che fosse stato armato di Dragunov, che da sotto il camion stesse cercando di rispondere all'attacco, ma non riuscì a scorgerne nessuno. I casi erano 3. Non c'era un cecchino subsahariano nel plotone nemico, ed era già crepato dentro l'abitacolo, eppure il cecchino subsahariano non era un cuor di leone. Sdang, fss, sdang, fss. 2 colpi diretti centrarono e forarono il radiatore del camion subsahariano. Uscì molto vapore e grossi getti d'acqua bollente. Boom! Psss, un colpo diretto centrò la ruota anteriore sinistra del camion. Questa si sgonfiò rapidamente, poi il grosso veicolo prese a piegarsi leggermente verso sinistra. L'elicottero da battaglia avrebbe raggiunto il punto di ingaggio tra 21 minuti. Graves però aveva segnalato la presenza di 2 fanti armati di manpad, per cui il militare non ripiegò, ma rimase per dare supporto all'elicottero da battaglia per ingaggiare 2 fanti subsahariani armati di manpad quando sarebbe stato necessario. Dopo 10 minuti di silenzio, dato che non giunsero contro il camion subsahariano altri attacchi, accadde che 8 subsahariani corsero abbandonando il sicuro riparo del camion. Questi rivoltosi si distanziarono in linea tra loro, poi si aprirono a ventaglio, 4 a destra e 4 a sinistra. I subsahariani sparacchiarono a caso, cercando di far fuoco contro le vette delle varie dune di sabbia che erano prospicienti, distanti oltre 1000 metri. Erano proprio intrepidi questi subsahariani. Cercavano di reagire, nonostante sapessero che le loro armi fossero inutili oltre i 300 metri. Era tatticamente utile che i nemici pensassero che il cecchino NATO se la fosse svignata. Graves rimase tranquillamente seduto di poco al di sotto della vetta della propria duna, invisibile per il punto d'osservazione dei subsahariani. Il sergente Graves dominava il contesto dal pad tramite l'occhio del drone che ronzava silenzioso in cerchio a 1000 metri di quota. Non essendoci stati altri ingaggi da parte di Graves, dopo 15 minuti di completo silenzio, il reparto nemico ebbe a tranquillizzarsi e diventò molto operoso. 3 subsahariani si erano messi all'opera per cambiare la ruota anteriore sinistra del camion. Uno cercava di armeggiare attorno al radiatore per cercare di ripararne i danni. Altri 4 toglievano i 2 morti dalla cabina di guida, mentre 2 fanti stavano demolendo con il calcio della K-47 il paragrezza anteriore del veicolo per poter guidare senza impedimenti visivi. I restanti subsahariani del plotone erano divisi in 2 gruppi. Una prima metà era distanziata dal camion, si guardavano intorno ma non avevano dispositivi di precisione. L'altra metà era composta da donne giovani che si erano coraggiosamente risalite sul bagagliaio del camion, mentre un subsahariano da sotto il camion stava scrutando le dune prospicienti usando un binocolo. Oh oh oh, I got a love that keeps me waiting. Oh oh oh, I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy, I'm a lonely boy. Il sergente Graves canticchiava ridacchiando il ritornello dei Black Keys mentre valutava il contesto tattico del suo pad. Stoker 1, this is Reaper 3, inbound in 6 minutes, over, disse per radio l'elicottero da battaglia che stava piombando come un falco sulla posizione di ingaggio. Roger, Stoker 1 is ready for action, over,
L'elicottero da battaglia giungeva dal nord, veloce e letale. Talonato da due piccoli droni anti-manpad, l'equipaggio del mezzo già conosceva la posizione del sergente Graves quanto quella del target da colpire. Presto sui disgraziati subsahariani si sarebbe rovesciato un fuoco d'inferno da cui nessuno avrebbe potuto salvarsi. Tuttavia, nonostante il velivolo volasse basso per occultarsi, il rumore dell'elicottero anticipò di qualche minuto il suo arrivo. Questo scatenò il panico del plotone di subsahariani. Tutti corsero via come lepri in modo caotico, cercando di distanziarsi dal proprio campo. Il primo riparo utile era però ad un chilometro da dove erano dispiegati i subsahariani, un chilometro di corsa, sotto il sole del Sahara, alle 10.35, con 42 gradi centigradi. Con armi e munizioni sul groppone sarebbe stata un'impresa degna delle fatiche d'era. Soprattutto perché dal punto di vista di Graves, i subsahariani sembravano in linea come tanti birilli in attesa di essere abbattuti. Graves si mise a scrutare i bersagli con il telescopio del suo sacco TRG-42, mosse un'attacca sul fucile e poi fece fuoco. Dopo circa 1.5 secondi un fante dotato di manpad cadde a terra. Fu subito soccorso da un secondo fante che gli correva accanto. Questi però non si curò di medicare il rivoltoso, ma cercò di prenderne il lanciatore manpad SA-7. Ovviamente questo Graves non lo poteva permettere. Esplose così il cranio del secondo fante subsahariano che cadde come un sasso. Tutti i subsahariani che erano in fuga avevano però visto la scena e probabilmente avevano compreso la lezione. Prendere il manpad da un fante morto sarebbe stata una pessima idea. Boom! Esplose all'improvviso il camion, fu colpito da un razzo che nessuno aveva visto arrivare. Dopo l'esplosione e la grande onda d'urto, grandi fiamme roventi ardevano divorando il veicolo subsahariano, mentre il plotone subsahariano aveva corso in linea a perdifiato, allontanandosi di circa 100 metri. I subsahariani impauriti ed esausti alla fine si gettarono a terra nella polvere. Là rimasero. Le dune erano a circa 880 metri ed erano veramente troppo lontane da raggiungere per i subsahariani, che erano anche sulla linea di fuoco del cecchino nemico. Tutto questo il plotone subsahariano lo aveva capito. Erano caduti in una trappola, il terreno di battaglia era tutto allo scoperto, un arido pianoro sassoso e sabbioso, privo di qualsiasi protezione naturale, un ottimo poligono di tiro per l'elicottero da battaglia e per il sergente Graves. L'elicottero NATO fece piovere sul plotone nemico una mortale tempesta di fuoco, vomitato dalla mitragliatrice pesante in tiro rapido a controllo numerico, che in un attimo falciò dilaniando in pezzi quasi mezzo plotone subsahariano. L'elicottero da battaglia virò rapido intorno ai resti in fiamme del camion, semi nascosto dalla rovente nuvola di fumo. Due droni anti-manpad si frapposero sostando a mezza quota tra l'elicottero e il plotone subsahariano, mentre la mitragliatrice frontale dell'elicottero non smise di far fuoco, macellando anche il secondo fante subsahariano che tentò di impugnare il suo manpad. Nessuno dei fanti subsahariani che era vicino all'uomo s'azzardò ad alzarsi per provare a raccogliere il manpad. Quello che restava del plotone subsahariano s'alzò in piedi. Vari machine gunner con il proprio PKM spararono contro l'elicottero. Qualche altro provò ad impugnare un RPG ma gli esplose la testa, oppure fu tranciata a metà dalla mitragliatrice dell'elicottero. Quello che rimaneva del mezzo plotone era nel panico. Tutti i fanti abbandonarono le armi e iniziarono disperatamente a correre in ogni direzione. La battaglia durò circa 4 minuti, più che una battaglia, fu una mattanza. Stalker 1, this is Reaper 3, all enemies are FUBAR, have a nice day, over. L'elicottero corazzato sparì rapido verso nord. Non c'erano abbastanza truppe NATO per rastrellare o curare i feriti nemici e scortarli in campi di prigionia. Peraltro in pieno deserto del Sahara, dopo le 11 di mattina le temperature sarebbero diventate quasi proibitive a causa del climate change. Dopo altri 5 minuti di tiri al piccione per assicurarsi che tra i feretri non si celassero dei falsi cadaveri, il sergente Graves recuperò il suo drone e poi rientrò all'headquarters con il suo quad 4x4. Sahara Desert, una settimana prima. Scese dall'Osprey il fireteam del sergente Graves subito. Apparve loro l'ambiente sahariano, arido, assolato, roccioso e polveroso, come una landa marziana. Sulla pista d'atterraggio sassosa e sabbiosa c'era un'enorme nuvola di polvere alzata dalle pale del mezzo. Quando questo ripartì gradualmente la nebbia arida si dissolse lentamente.
Fog of War di Clausewitz, disse qualcuno del Fireteam, ridendo. Dalla nebbia polverosa apparve come un fantasma, un cartello di legno inclinato che era piantato nel terreno con la scritta rossa in campo verde. Rocky Top Earth Quarter. Accanto all'insolito cartello comparve, materializzandosi dalla nuvola di polvere, un simpatico sergente della 89esima aiutrasportata, con elmetto e grandi occhialoni antisabbia. S'abbassò il fazzoletto che gli copriva bocca e naso, sfoderò un simpatico sorriso sornione a 32 denti. Benvenuti all'headquarter Rocky Top. Lo abbiamo chiamato così perché questo posto è identico al Tennessee, disse divertito l'abbronzato sergente. Graves si guardò intorno togliendosi gli occhiali scuri. Era in mezzo al nulla, in quella landa desolata, arida e riarsa, con un caldo bestiale. L'avamposto era in una valle sassosa e sabbiosa, senza un fottuto albero. C'era solo un piccolo campo base, martoriato dal sole, con varie tende sparse e qualche tentaggio mimetico. Pannelli solari e due grosse antenne satellitari, vari APC coperti da tende mimetiche, degli AMV sparsi in modo caotico. Quattro piccoli posti di guardia con mitragliatrici pesanti ai vertici del campo, disposti a quadrilatero. Graves si sganciò l'elmetto dal sottogola, poi si asciugò il sudore che grondava dalla fronte, scrutò da capo ai piedi il sergente della 89esima e poi disse: «Amico, ti si è fritto il cervello dal caldo a forza di stare qui?» Il sergente della 89esima rise sarcastico e rispose: «No, è proprio così. Le telefonate a casa sono gratis, abbiamo un collegamento satellitare via internet». Indicò le due parabole che erano piazzate ai bordi del campo. Poi il militare continuò dicendo: «Le ragazze beduine della zona sono metà orsi e metà gatti. Sono off limits perché rischieremmo di far scoppiare una guerra tra le tribù e le nostre forze. Scordatevi di trovare un locale di striptease, una discoteca, un bar». Il sergente della 89esima si girò indicando un promontorio di sabbia che stava alla sinistra della base. L'altra settimana da quel costone una squadra è partita di notte con la luna piena. Dovevano fare una ricognizione notturna, ma si sono quasi persi in mezzo al deserto. In giro è tutto pieno di qualche fottuta roccia magnetica. Le bussole friggano, il GPS era scarico, nessuno di quegli idioti aveva il backup di pile. Le radio in queste zone a volte funzionano male, a causa delle montagne e delle tempeste di sabbia. Ci è mancato poco che quei coglioni della ricognizione non ci crepassero di sete. Il sergente della 89esima si voltò, Graves e il suo fireteam vi si erano disposti attorno in semicerchio. Tutto attorno a noi, per milioni di chilometri, c'è un dannato deserto. Non cresce niente, né mais, né grano, né alberi, né un fottuto filo d'erba. I superalcolici sono vietati. Se li avete, buttateli, perché se vi li scoprono passate guai seri. Poi con questo caldo, bere i superalcolici è come spararsi in testa con una 357. L'alcol disidrata. Acqua, acqua, acqua. Se avete sete, bevete acqua. Se non avete sete, bevete acqua. Se non sapete cosa fare, bevete acqua. Dovete bere 2,5 litri d'acqua al giorno, altrimenti rischiate di perdere i sensi e cadere in coma. Fidatevi, gente, alla Rocky Top Earth Quarter la vita è semplicissima. 1. Pulite i fucili continuamente perché è pieno di polvere. 2. Bevete molta acqua. 3. Batterie di backup e batterie di backup sempre per il vostro GPS. 4. Non uscite in missione senza avere un'adeguata scorta d'acqua. 5. Attenti agli scorpioni. 6. Non gironzolate lontani dalla base da soli senza avvertire nessuno. Il sergente Graves annuì e, giratosi verso il proprio fire squad, chiese: «Volpini del deserto, vi è tutto chiaro?» Tutto il gruppetto in ordine sparso annuì ridendo. «Ok gente, il tenente vi aspetta per il briefing e gli ordini di missione», disse il sergente della 89esima. Poi il gruppetto entrò nella tenda del comando lasciando zaini e fucili fuori. Il briefing del tenente fu piuttosto sintetico, in effetti non c'era molto da dire. L'obiettivo della missione: difendere le installazioni di Euroma. L'area da presidiare era geograficamente vasta, le truppe NATO erano scarse, quindi ognuno sarebbe stato impiegato come giocatore singolo a bordo di un quad 4x4. Scopo di ogni missione notturna: presidiare il confine lungo la piana desertica, patrollando in luoghi strategici, ingaggiare il nemico per rallentarlo, chiamare il supporto aereo tattico che poi avrebbe fatto il lavoro sporco. Niente prigionieri e niente feriti, mano pesante, così i rivoltosi avrebbero capito la lezione. La maggioranza dei rivoltosi subsahariani provenivano da sud-sud-est con armi Gengis Khan.
prima delle 11 di mattina era imperativo per ogni esploratore rientrare all'headquarters, perché poi le temperature nel Sahara sarebbero diventate proibitive per un essere umano a causa del climate change. Il tenente disse che alla NATO temevano che i satelliti avrebbero potuto collassare a causa della crisi in Asia. Per questa ragione i droni Predator e Reaper erano a terra. L'headquarter preferiva la ricognizione a breve raggio ed il classico supporto aereo tattico per fermare i rivoltosi subsahariani. Prima di entrare in azione tutto il fireteam sarebbe stato riequipaggiato con SACO TRG-42 oppure M21 o Remington 700 o Barrett M82. Il resto delle regole di ingaggio sarebbe stato riassunto in un piccolo manuale che era disponibile nel pad tattico che gestiva un mini drone.